Su questo computer. Eccoci, partito. Beh, intanto mi presento un attimo, che non mi avete visto le altre volte, forse l'ultima volta ho fatto qualche intervento alla fine. Sono Lorenzo, sto frequentando adesso il secondo anno di ingegneria energetica, quindi non sono né laureato, non sono un ingegnere, non sono niente, però sono molto appassionato di sistemi nucleari e anche energetici in generale. E niente. E stasera parleremo di, come abbiamo detto prima, gestione della rete elettrica o grid elettrica, i costi associati al sistema di distribuzione, generazione e distribuzione dell'energia e come si integrano le diverse tecnologie in questo sistema che chiamiamo grid. Con qualche esempio reale, come potremo poi decarbonizzare questo sistema, eccetera. E dicevo anche prima ad Alessio che io ho delle slide che mi aiutano a tenere il filo del discorso anche visivamente, però non voglio fare una presentazione a senso unico, vorrei che questa fosse più una conversazione. Quindi se avete qualche dubbio o qualcosa, interrompetemi pure, cioè non fatevi riguardo a accendere il microfono e dirmi scusami, interrompetemi perché mi fa solo che piacere. Ecco. Iniziamo subito. Perché è importante capire come funziona il sistema elettrico, la generazione e quindi la trasmissione dell'energia e di elettricità? Perché sono concetti abbastanza particolari, complessi. Non sono difficili, però bisogna capire come funziona e avere degli strumenti per affrontare il tema, perché sennò è molto, molto, molto facile che quelli che io chiamo i populisti energetici, cioè quelli dalle soluzioni facili ai problemi complessi, vi raccontino qualche bugia, a volte consapevolmente, a volte no, e vi traggano in inganno. E spesso questa cosa viene fatta utilizzando questa metrica che si chiama Levelized Cost of Electricity, o LCOE, spesso si usa l'acronimo, LCOE. In italiano è costo livellizzato dell'energia, ed è una metrica che si utilizza per capire quanto costa l'energia prodotta da una fonte particolare. Ed è un metodo abbastanza complesso, è una formula abbastanza complessa che tiene conto del costo dell'installazione di un impianto per generare energia, della vita utile di questo impianto, dei costi di quindi costo capitale per la costruzione, costo di mantenimento e di operazione per farlo andare avanti, per generare elettricità, e poi con un tasso di sconto, diciamo, per tenere conto dell'incertezza nel futuro, ed è una metrica essenzialmente finanziaria, e quindi per ogni singola fonte riusciamo ad avere questa indicazione di quanto potrebbe costare l'energia nell'arco della sua vita da una determinata fonte. Ed è importante capire che questa metrica non è una metrica perfetta, è una metrica che è utilissima se applicata correttamente. E varia di molto anche geograficamente. Quindi un LCOE di un impianto a gas può essere molto basso in America perché hanno il gas shale lo possono tirare fuori tramite fracking, magari in Vietnam no, perché non hanno la disponibilità, scusate, di avere un gas shale. E quindi gli costa di più se lo devono far trasportare, quindi magari lì costa di più del carbone. Vediamo un attimo, questo grafico è preso da Lazard, che è una consulting firm, non è una banca, però è una firm di consulenti finanziari e stima questi LCOE sulla vita di diverse tecnologie. Questi sono dati del 2020. Voglio farvi notare subito una cosa. Queste sono diverse tecnologie. Vedete che ci sono diversi tipi di, ad esempio, solare fotovoltaico. La prima cosa da notare in questo grafico è che questa barra, chiaramente è un'indicazione che non è un valore specifico, ma è un range di valori, è per il solare fotovoltaico rooftop residenziale, cioè quello che mettiamo sui nostri tetti. Per chi ha un impianto fotovoltaico sopra casa, questa è la tecnologia.
Questo invece, questo, non so se vedete il mio mouse, in questa riga più in basso, è il solar fotovoltaico utility scale. Cosa vuol dire? Questi sono i grandi impianti, utility scale vuol dire da megawatt o addirittura a volte si arriva a gigawatt, quindi grandi campi a terra di impianti fotovoltaici enormi, quelli a scala industriale. E vediamo che il costo del fotovoltaico a scala industriale è bassissimo. Invece quello del solare residenziale è altissimo, perché se confrontate anche con le altre tecnologie, un 150 euro al megawattora, questo è per unità di energia, costo per unità di energia, è una differenza abissale. Quindi prima cosa da capire da questo dato, che quando si parla di solare fotovoltaico, non si parla del solare fotovoltaico sul tetto di casa. Quando un esperto di energia o un venditore di qualcosa o un semplicemente anche sui social qualcuno vi dice che il solare fotovoltaico è una tecnologia estremamente competitiva dal punto di vista del costo, vi dice la verità, ma sappiate che sta parlando del solare fotovoltaico utility scale e non di quello che ci mettiamo sopra il tetto. Adesso Questo mi sono una perché... domanda. Vai, vai. Volevo chiedere, per capirci meglio, per caso sai anche dire di questi vari tipi di solare, vari tipi di... sì, direi sul solare che è l'unico che ha tante varianti. Mm-hmm. Attualmente in Europa, nel mondo, in Italia, quali sono le percentuali di utilizzo? Questo non lo Prendo. so. Ah, ok. Potremmo andare, si può andare a controllare facilmente, magari dopo lo facciamo. Però dipende da che cosa. Il solare è implementato in Europa, come in tutto il mondo, è stato implementato perché altamente sussidiato nel decennio che è passato adesso, fin 2010-2020. E alcune nazioni hanno deciso di incentivare tutto il solare, alcune nazioni hanno deciso di incentivare più, o adesso decidono di incentivare di più, il solare rooftop, quindi il solare residenziale. Credo che in Italia abbiamo più solare residenziale che non, per dire, in un paese come la Germania, però questo non voglio metterci la mano sul fuoco perché non lo so. Dopo andiamo a controllare. Posso controllare. Fare una domanda? Scusa. Certo. Chi è che volevo parla? Chiedere, ma... Sebastiano. Essendo, okay. sì, essendo che i costi sono, si indicizzano in base alla fluttuazione dei prezzi, quanto poi, cioè, la no, stima attenzione. Attenzione, ecco, questo è un errore comune. Distinguiamo subito costo e prezzo. Il costo è il valore di materia prima, lavoro di persone, lavoro energetico che impieghiamo per produrre un'unità di energia. Quindi io che vado, prendo i minerali, costruisco il pannello solare in una fabbrica cinese, lo trasporto, lo installo, eccetera. Quello è il mio costo. Poi a quanto vendo l'energia è completamente diverso. E tutta la presentazione si baserà sulla differenza tra questi due concetti. Okay? Quindi questo qua è sì. Il costo. Okay? Sì, ma il costo dipende da tutta una serie di altri prezzi. È comunque una formula di prezzo, almeno io ho studiato economia in questo modo qui. Cioè, il costo è una... Sì. L'espressione di una serie di prezzi. Se io... Ah, certo, se certo, perché il prezzo della materia prima, certo. Chiaro. E, quindi volevo sapere quanto, ad esempio, questi valori sono fluttuabili. Ok, dici quanto sono elastici rispetto alle materie prime, dici? Okay, sì, diciamo in rapporto a eventuali lavori anche politici di incentivo o cambio di... perché... Certo. Sì, scusa. Intanto sì, quello che ho detto prima dovevo dirlo all'inizio, proprio questa distinzione tra costo e prezzo che magari chi non ha fatto economia come te... non tiene sempre bene a mente ed è un po' un giochetto di parole su cui si ingannano tante persone, secondo me. Comunque, parliamo innanzitutto di... Finiamo un attimo di vedere un attimo le tecnologie molto velocemente, poi vediamo l'elasticità rispetto alle materie prime e poi cosa c'entra la politica in tutto questo, i sussidi, eccetera. Quindi, subito velocemente, il solare fotovoltaico utility scale è estremamente competitivo, non ha costi marginali. Cosa vuol dire? Che per farlo operare... non spendiamo niente. Questo deriva soltanto dal costo capitale delle materie prime dell'installazione. Questo 30 dollari al megawattora che è estremamente competitivo. Poi vediamo il solare termico, no? Quello con i sali fusi che accumulano energia
riflessa dal sole su una torre, quello classico solare termico, è molto poco competitivo. Infatti è una tecnologia che, posso dire abbastanza, con abbastanza sicurezza, è più o meno stata abbandonata, sia negli Stati Uniti che in Europa, per quel che riguarda ricerca e implementazione, perché banalmente ha dei vantaggi rispetto al solare fotovoltaico, che è la possibilità di storage termico, però rispetto al solare fotovoltaico non c'è alcuna paragone per quanto riguarda il prezzo. Poi non è sempre stato così, ma adesso lo vediamo meglio. Poi geotermico, ci sono diversi tipi di geotermico, infatti si va da 59 a 101, perché $59 megawattora è riferito a fonti geotermiche facilmente raggiungibili, tipo quelle che abbiamo in Toscana, tipo quelle che hanno in Islanda, rispetto a un geotermico che deve andare in profondità nel terreno, fare un loop termodinamico e prendere il calore che troviamo a non so quanti centinaia di metri sottoterra. Anche il vento è particolarmente competitivo. Attenzione, questo wind è riferito a onshore wind, quindi non si parla di vento offshore. Il vento offshore siamo sopra il $100 al megawattora, siamo sui 120-130 ancora dollari al megawattora, quindi siamo più su questo range qua, ok? Però anche quello onshore è estremamente competitivo. Quindi vediamo subito che le rinnovabili sono estremamente competitive, hanno costi marginali bassissimi, quindi questa è un'ottima notizia. Il gas viene diviso in due parti, gas peaking e gas combined cycle. Il gas combined cycle, per gas combined cycle si intende il gas a ciclo combinato, ed è essenzialmente questo range di prezzi è da considerarsi quando siamo in un regime stazionario. Okay? Quando il mio impianto va, produce energia costantemente e fa base load, ovvero produce quella energia che è costantemente richiesta dalla rete, non fa fluttuazione. Okay? Come una macchina, quando vado in autostrada ai 110, riesco a essere molto efficiente, riesco a gestirla molto bene, perché sono in un regime stazionario e posso controllare il tutto, ed è progettata per stare in quel regime stazionario e essere molto efficiente. Se comincio ad andare in città e fare fluttuazioni, frenare, accelerare, eccetera, gli impianti a gas funzionano più o meno allo stesso modo, sono meno efficienti e sono più costosi. Quindi qua abbiamo la differenza tra gas combined cycle, che è un gas a ciclo combinato, in regime stazionario. Anche qua abbiamo diversi prezzi per i diversi, immagino che siano per i diversi, diverse location nel mondo, e anche per diverse tecnologie. Comunque qua ci sono tutte le note. In ogni caso anche il gas è estremamente competitivo, molto più delle rinnovabili, anche se il prezzo è più alto, dopo capiamo perché. E comunque se noi usiamo il gas per, lo facciamo accelerare, diciamo, produciamo tanto in poco tempo, aumentiamo tantissimo la capacità e la riduciamo tantissimo, quindi facciamo fluttuare, ovvero facciamo peaking, gli facciamo fare quella parte di richiesta energetica che varia, ad esempio prima di tornare a casa verso le 5, le 6 di pomeriggio, la richiesta di energia è relativamente bassa, poi quando le persone cominciano a tornare a casa ad aumentare i loro consumi energetici a casa, accendono le luci, accendono le lavatrici, accendono la cucina, si devono far da mangiare, eccetera, c'è un picco di richiesta che solitamente è sempre lì, cioè nel senso che è periodico giornalmente, in quel caso accendiamo questo tipo di impianto, okay? per soddisfare questo peak della richiesta. E poi abbiamo il nostro nucleare, che è diviso in due bande. Queste due bande sono importantissime da capire, perché questo è il nucleare vecchio, già ammortizzato, e vedete che è estremamente competitivo. Quindi se abbiamo una centrale nucleare costruita negli anni 70, è estremamente competitiva con qualsiasi altra forma di energia. E abbiamo il new build, ovvero costruire le centrali nucleari nuove costruite nel XXI secolo. Sono estremamente più costose, per una serie di motivi che dopo magari andiamo anche a commentare, ma sono motivi ingegneristici, non hanno niente a che fare, ingegneristici, economici, finanziari, non hanno niente a che fare con la grid, quindi io adesso per adesso salterei. Poi, elasticità rispetto alle materie prime. Innanzitutto, tutte le rinnovabili, io mi sento abbastanza sicuro di dire che sono estremamente dipendenti dal prezzo delle loro materie prime, che sono le terre rare, che hanno problemi di approvvigionamento
non hanno problemi di approvvigionamento, non capiamoci bene, perché non sono le terre rare non sono rare. Il nome terre rare deriva da considerazione di sulle concentrazioni nel terreno, ma non sono, diciamo, materie rare di per sé. Però arrivano quasi tutte dalla Cina, diciamo che il 90% del mercato mondiale delle terre rare arriva dalla Cina, e per fare dei pannelli fotovoltaici, o ad esempio i generatori delle turbine eoliche, che devono essere estremamente leggeri perché sono messi sulla torre, o ad esempio il molibdeno che viene utilizzato nelle leghe per fare la struttura di acciaio che tiene sopra, che tiene su le turbine eoliche, quelle sono tutte terre rare, e nel caso in cui il prezzo di queste terre rare dovesse salire tanto, non per sempre, perché si troverebbero filiere di approvvigionamento alternative, però per un periodo di tempo aumenterebbe di molto il costo delle nuove installazioni di quelle tecnologie lì. E questo è un problema serio, perché le terre rare sono utilizzate anche, ad esempio, per curiosità, in tutti gli apparecchi elettronici, perché essenzialmente sono magneti molto potenti e molto compatti, e quindi c'è tutta una questione che sta uscendo in questi anni sulla dipendenza della filiera dalla Cina, anche per i paesi occidentali, e soprattutto per le filiere militari che utilizzano anche questi materiali per costruire le loro macchine da guerra, e sono tutti dipendenti dalla Cina. In ogni caso, ci sono alcuni elementi che sono particolarmente problematici, come il litio, che è un problema perché serve per fare le batterie, e altri abbastanza particolari, ma come ho detto prima, è un problema di approvvigionamento, non di quantità, per ora. Poi geotermico non ha problemi di approvvigionamento, perché essenzialmente è acciaio, oltre che non ha particolari materiali. Vento, l'ho detto prima. Il gas neanche, perché come avete visto dalla presentazione dell'altra volta, il gas ha un utilizzo di materiali per energia prodotta bassissimo, però il gas deve esserci combustibile. Quindi se c'è una shortage di gas, poco da fare. Se il 70% del tuo costo di operazione è il combustibile, se ti aumenta il costo del combustibile raddoppia, il costo dell'energia raddoppia. Okay? Nucleare invece ha questo vantaggio, che è estremamente inelastico rispetto ai materiali e al combustibile. Perché? Perché serve pochissimo uranio, perché ha una densità energetica enorme. Quindi il prezzo del combustibile sui costi di operazione è una percentuale a una cifra singola, non va sopra il 10%. Okay? Quindi se dovesse raddoppiare, siamo sul 3-4% mi sembra, se dovesse raddoppiare il prezzo dell'uranio, non tocca l'economia dell'operazione della centrale nucleare. Il carbone più o meno ha la stessa considerazione del gas, che il costo del combustibile è il grande costo di operazione. Poi sussidi. Perché le rinnovabili sono così economiche? 10 anni fa le rinnovabili costavano 10 volte tanto, 15 volte tanto, soprattutto il solare. Perché sono scese così tanto? Perché c'è stato un commitment internazionale negli anni 2010, scusate non vedo la chat, però ho visto che qualcuno ha scritto in controllo, dopo parliamo anche di idrogeno. Però volevo farvi capire perché costano così poco le rinnovabili. Dicevo, c'è stato un commitment internazionale, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, per sussidiare pesantemente le rinnovabili, implementarle, e questo ha fatto sì che le filiere si consolidassero, le tecniche si ottimizzassero, e il costo poi è sceso in pochissimo tempo, si è letteralmente decimato. Okay? Se vi tirassi fuori un grafico dell'LCOI plottato sul tempo del solare, vedremmo che all'inizio del 2010 era tipo $200 al megawattora, e in 10 anni siamo arrivati a 30, quindi uno sviluppo estremo. Okay. Lo stesso vale per il vento onshore. Il vento offshore, secondo me si proverà a replicare quello che è stato fatto con le rinnovabili, ovvero sole e vento, sussidiarlo tantissimo, implementarlo e vedere se riusciamo a far scendere il costo. Ok, poi
I combustibili fossili sono sussidiati? Sì. Non sono sussidiati direttamente, nel senso che non c'è una cosa come il conto energia per i combustibili fossili, non è che ti pagano per installare impianti a gas, però ci sono degli abboni sulle tasse essenzialmente. Hanno nomi diversi in tutti, i crediti fiscali hanno nomi diversi in tutti i diversi paesi del mondo, però essenzialmente quello è il sussidio ai combustibili fossili. Ci sono, chi più chi meno, ma di per sé voi tenete conto che i combustibili fossili sono sussidiati per questioni di reliability della grid. Non perché agli stati piace consumare carbone, perché ha un impatto ambientale enorme anche sui propri cittadini, per quanto riguarda i particolati, non lo fanno apposta, però per molti paesi bruciare carbone e diciamo, morire un po' di più per inquinamento atmosferico locale è un male necessario, perché riesci a tirar fuori dalla povertà un sacco di gente che morirebbe per malattie che sono facilmente guaribili in una società moderna che ha disponibilità energetiche sufficienti. Okay? Quindi si fa anche questo, c'è anche questa dimensione di costo. No? Vedo che chiede l'idrogeno, Sebastiano. L'idrogeno, boh. L'idrogeno quale? Nel senso che adesso immagino che voi sappiate che c'è il sistema a colori, che io detesto sinceramente perché porta solo confusione, e che differenzia l'idrogeno per la fonte con cui lo crei. Praticamente adesso più del 99% dell'idrogeno che produciamo è prodotto attraverso steam reforming. Consiste in questo, consiste in prendere il gas naturale con un'operazione termochimica, separare il carbonio dall'idrogeno, prendere l'idrogeno e rilasciare CO2. Quindi proprio il processo che termochimicamente emette CO2, oltre al fatto che devi utilizzare energia per aumentare le temperature. Adesso non so esattamente come funzioni, però serve energia anche per fare il processo, quindi emetti la CO2 per fare il processo e poi emetti la CO2 termochimicamente per proprio far avvenire la reazione. E quello lo facciamo perché... non perché ci piace inquinare, ma perché è il metodo più economico. Adesso non so i costi dell'idrogeno, però so più o meno le relazioni tra i diversi metodi. Mettiamo come caso standard l'idrogeno per steam reforming, che è questa cosa che facciamo adesso. L'idrogeno prodotto da fonti estremamente unicamente rinnovabili, con electrolyzer, come si dice in italiano? Elettrolisi? Esatto, per elettrolisi mi viene la parola. Per l'elettrolisi è estremamente costoso, costa dalle 6 alle 10 volte di più, ok, per dire, quindi rispetto allo steam reforming. Poi in realtà l'idrogeno si può produrre con qualsiasi tecnologia che produca calore anche. Quindi se noi prendiamo una centrale nucleare, prendiamo al posto di creare elettricità col vapore, col calore che creiamo nella centrale nucleare, lo utilizziamo per far evaporare l'acqua prima, puoi fare l'elettrolisi del vapore, è un po' più efficiente. Non so il costo di questa cosa, però costa meno dell'idrogeno detto verde, cioè direttamente da fonti rinnovabili. Questo col nucleare lo chiamano idrogeno viola. E poi ci sono altre... non è che ci siano tante altre alternative, però abbiamo queste due alternative, ovvero elettrolisi diretta dell'acqua da energie rinnovabili. Se volete utilizzare il nucleare è un po' più efficiente, costa un po' più di meno. Lascio la questione dei nuovi reattori nucleari che possono arrivare a temperature abbastanza alte, sto parlando di 700 gradi, per fare un processo chimico che separa l'idrogeno direttamente senza elettrolisi, con un processo chimico che utilizza a necessità di queste temperature estremamente alte. C'è la possibilità di fare questo con i reattori avanzati, nuovi, nuova generazione, però i costi non credo che esistano ancora metriche di costo. Però una cosa sull'idrogeno molto importante che dovete ricordare, secondo me, è che produrre idrogeno ha poco senso termodinamico. Ok? Ha poco senso termodinamico e quindi è una sfida abbassare estremamente il costo, perché il senso termodinamico, il mancato senso termodinamico non sia più un problema, perché costa così poco produrlo che me ne frego. Okay? E per ottenere questo è importantissimo avere un capacity factor alto. Cos'è il capacity factor? Il capacity factor è
non so se ve l'hanno spiegato negli altri incontri, sì, vero, è rispetto alla capacità teorica di produrre energia, rispetto alla potenza installata, quanta energia produci effettivamente. Le rinnovabili hanno un basso capacity factor, il nucleare ha un capacity factor altissimo, 95%, le fonti fossili hanno, stiamo sui 60, 70, a volte 50 anche. Okay? Per produrre idrogeno a livelli economici o economicamente accettabili, devi produrlo costantemente. Quindi ha molto senso fare un impianto che, non so, utilizzi nucleare o un impianto offshore di vento che ha capacity factor alti, ok, per produrre solo idrogeno, ok? Perché hai un costo di impianto che è l'impianto per fare l'elettrolizzatore o queste cose chimiche che vi ho detto, quindi l'elettrolisi del vapore anche, ad esempio, che costa e va ammortizzato e quindi bisogna ammortizzarlo al meglio. Però quanto a numeri non so darteli, purtroppo. Faccio una domanda veloce sul concetto dell'idrogeno. Quando si dice termodinamicamente poco sensato, si intende il fatto che bisogna fare due trasformazioni, perché l'idrogeno è un vettore, quindi questa cosa, esatto, qui inevitabilmente ti porta... E non solo. Se lo vuoi trasportare liquefatto, ancora peggio. Infatti, secondo me, questa è una mia opinione, il modo migliore che possiamo integrare... Per poter integrare l'idrogeno... Abbiamo perso? Ci sei ancora? Ci sono. Hai il video e l'audio bloccati. Io ti vedo e ti sento tranquillamente, quindi forse Ale... Forse... Anch'io lo vedo. Sì. Infatti è frizzato da me. Abbiamo perso Ale. Abbiamo perso. Aspettiamo 30 secondi, se no... Lo dico a voi e se lo guardano la registrazione, perché sono lentissimo, un sacco di slide. Il prossimo dovrebbe essere un più veloce. Comunque, per quanto riguarda quello che diceva lui, se bisogna produrre l'idrogeno, che è abbastanza... Ti abbiamo perso per un attimo, forse. Ecco, ci sei? Abbiamo perso te, mi sa. Ah, avete perso me? Sì, abbiamo perso te. Comunque, dicevo, è inefficiente per le due conversioni che dici te. Se poi non riesci a trasportarlo in un altro modo, devi liquefarlo, che è ancora peggio, ok? Il modo migliore, secondo me, per integrarlo sarebbe utilizzare la rete del gas che abbiamo adesso, le reti di gas che abbiamo adesso, e trasportarlo con un blend nel gas. Quindi trasporti gas e fai il 90% metano o gas naturale, 10% idrogeno, aumenti questa percentuale sempre di più. Lì avrebbe un senso termodinamico migliore, diciamo, un'efficienza termodinamica migliore che non liquefarlo, portarlo in giro con, come facciamo con la benzina, e poi rigassificarlo, ok? Però questo è un problema. Per liquefarlo non si potrebbe usare la pressione oceanica? È stato fatto e sentito in modo efficiente, comunque off topic. Allora, il problema di fare qualsiasi cosa di termodinamico è che hai l'efficienza e il costo, che spesso sono legati, ma non sempre, ok? Quindi può essere che ci sia un modo efficiente per liquefare il gas, però dopo devi chiederti: come lo implemento a senso economico? Nel senso, se usi la pressione oceanica, adesso questo metodo non lo conosco, però se usi la pressione oceanica, ipotizzo che tu debba avere solo... trasportarlo. Certo, si può evitare di trasportarlo. Esatto. Si può fare, però ti deve proprio servire, ok? Nel senso che, sì, cioè ci sono modi, però è inefficiente. Già solo produrlo è inefficiente, poi trasportarlo. Poi non sto dicendo che non bisogna farlo, no? Sto solo dicendo che è una sfida tecnologica che si può assolutamente risolvere. Poi comunque questa cosa dell'efficienza e dell'efficienza economica, cioè efficienza termodinamica e efficienza economica, ci torniamo anche dopo. Ok, quindi adesso questo metodo non lo conosco, però ci sono modi per gestire l'idrogeno, solo che l'idrogeno ha comunque tipo, adesso non mi ricordo, non voglio dire cavolate, però tipo 30, una densità energetica che è 30 volte più bassa rispetto alla benzina, capito? O a jet combustibile, quindi non è proprio la stessa cosa, ok?
è un sostituto molto valido, ma non è proprio lo stesso cosa. Bisogna aggirare questi problemi. Comunque, andiamo avanti perché sennò non finiamo più. Questa è un'altra visuale, essenzialmente vi dice la stessa cosa di prima. Questo in particolare confronta le rinnovabili con la generazione esistente, tradizionale, termoelettrica. Quindi carbone, nucleare e gas, ciclo combinato, con onshore sussidiato, fotovoltaico di due tipi diversi. No, sussidiato e non sussidiato, sussidiato e non sussidiato. Okay. Sono gli stessi numeri. Volevo farti una domanda adesso, non so se siamo perdendo troppo tempo, però sulla grafica di prima, c'erano due cose che non capivo. Sì. La prima è la nota a piedi pagina che dice che tutti i prezzi indicati vengono analizzati con un debito, si assume un 60% di debito all'8% di interesse, ratizzato un 40% e un 12% di costo. E questi sono valori non estremamente variabili, super mega variabili. Cioè è difficile fare dei valori standard con queste. E poi l'altra cosa è la nota numero 4. Che dice che il nucleare viene analizzato non comprendendo i costi di decommissione, della manutenzione e di tutti gli altri fattori. Certo. E adesso arriviamo, mi hai proprio levato le parole di bocca, perché la conclusione che volevo portare dopo queste due slide era che questa analisi non serve a niente, ok? Non è vero che non serve a niente, è un'indicazione estremamente rozza di una tecnologia, perché come hai detto te si basa su delle ipotesi, dei presupposti che sono estremamente arbitrari, come la quantità di equity, la quantità di debito, come il discounting factor, no? Che cambia tantissimo, oltre al fatto che per diverse tecnologie hai diversi costi da tenere in considerazione, che puoi tenere in considerazione o no, perché a volte non esistono. Cioè, non abbiamo un riferimento globale per quanto riguarda il costo di decommissioning di una centrale nucleare, per esempio. Perché varia tantissimo, varia da tecnologia a tecnologia. Il parco reattori che abbiamo adesso è essenzialmente il primo. Non abbiamo fatto così tanti decommissioning nella storia nucleare, ok? Pochissimi. Quindi, ad esempio, in questo grafico non l'hanno incluso perché non avevano riferimenti. Poi uno potrebbe chiedere che discounting rate hanno usato, ok? Quello cambia tantissimo, ad esempio, i risultati che ottieni. E quello è proprio quello che volevo farvi capire, che queste analisi qua sono estremamente arbitrarie, però vengono costantemente utilizzate come se fossero la Bibbia, ok? Che tu apri, leggi il numero e quello è. Ma non è così. Ok. E dopo lo vedremo in dettaglio, ancora meglio, diversi motivi per cui non è così. Però essenzialmente è un'osservazione che è la stessa osservazione che hai fatto te. Sono estremamente variabili quei costi e si basano su considerazioni arbitrarie. Infatti, se aprite un sito e guardate LCOI, diverse tecnologie, vi escono valori diversi. Adesso, indicativamente, il solare sarà sempre più economico del carbone. Sempre, in qualsiasi analisi, però magari in un'analisi trovate che costa 40, in un'altra analisi costa che trovate 20, vedete che costa 20, ok? Quindi dovete prenderle estremamente con le pinze e soprattutto utilizzarla con cognizione di causa, e questo purtroppo spesso non viene fatto, ok? E adesso che sapete come si chiama questa cosa, fateci caso quando parlate di energia sui social o con qualcuno, quando vi tireranno fuori le SOI, se sono persone serie, vi faranno queste osservazioni, ok? Tanto è vero che le note le ho tenute apposta e sono metà pagina, le avrei facilmente eliminate, ho fatto uno screenshot, ma le note sono la chiave per capire questi grafici, ok? Quando qualcuno vi parla di SOI e non vi dice tutte queste cose, il discounting rate, eccetera, chiedeteglielo, vediamo così. Vedete cosa vi risponde, dopo vi fate un'idea voi, se ha cognizione di causa di quello di cui sta parlando. Okay? Comunque devo andare avanti perché sennò davvero non finisco più. Allora, quindi
prima di parlare di lui, vorrei farvi capire esattamente come funziona il grid elettrico, proprio due cose fondamentali. Essenzialmente, non mi ricordo chi aveva studiato economia, che proprio era Sebastiano, mi sembra. Io vorrei farvi capire che il ricevere energia, ricevere elettricità, è più un servizio, ok? Che altro. Perché come funziona la grid? La grid elettrica funziona che se noi ad esempio Nazione Italia, complesso dei cittadini italiani, un gruppo di cittadini italiani, richiede in questo momento una potenza di a un consumo di, che ne so, 40 gigawatt, sparo numeri a caso, in questo esatto momento ci deve essere qualcosa che produce 50 gigawatt. E ogni secondo che passa, ogni tempo finito T che passa, la generazione deve combaciare perfettamente la produzione, se no abbiamo dei blackout, ok? Fino ad oggi non abbiamo immagazzinato energia, se non in piccolissime quantità. È sempre un fine gioco di richiesta e soddisfo la richiesta. Richiedo di meno, produco di meno, ok? In ogni istante c'è questo match. Per questo si utilizzano tecniche avanzate, si fa forecasting di qualche ora, si vedono i pattern degli altri giorni per prevedere la richiesta, ma essenzialmente se l'Italia richiede più energia, le centrali elettriche italiane dovranno produrre più energia. Ok? E questo è un concetto fondamentale. Perché? Perché fino adesso questa cosa non aveva particolare importanza, perché tutti i modi che avevamo di produrre energia avevano la possibilità di aumentare e diminuire la potenza a nostra richiesta. Con l'immissione di una nuova tecnologia in questo gioco, che sono le rinnovabili, che sono fonti intermittenti scarsamente prevedibili fino a qualche ora, qualche giorno addirittura, ma non controllabili, le regole del gioco cambiano e dobbiamo imparare a giocare questo nuovo gioco e a avere degli strumenti per interpretare cosa succede in questa grid quando introduco queste tecnologie che hanno schemi di funzionamento intrinsecamente diversi da quelli che avevo prima. Si fa questo utilizzando strumenti di modellistica. E come per le LCOE, io personalmente, e credo che qualsiasi modellista in certo rispetto mi dirà la stessa cosa, questi strumenti hanno i loro limiti. Perché come le LCOE si basano su ipotesi, modelli, considerazioni che sono molto arbitrarie. E chi fa un lavoro meglio di altri non vuol dire che faccia necessariamente un buon lavoro. Okay? Se io ho un buon modellista di grid, come è questo signore qua che si chiama Jesse Jenkins, che è riferimento mondiale probabilmente per quanto riguarda queste cose, non vuol dire che il suo lavoro sia, anche qua, la verità rivelata. È un buon lavoro con le sue ipotesi arbitrarie, le sue considerazioni arbitrarie, i suoi valori arbitrari, ok? Ci sono altre persone che utilizzano questi strumenti per imbrogliare la gente. Perché se voi mi prendete un Mark Jacobson, che è un docente di Stanford, che è un proponente di una transizione energetica 100% rinnovabile, storage, e per rinnovabile non intendo buttate via tutte le tecnologie, tenete soltanto vento, sole e idroelettrico con batterie a ioni di litio, quella persona lì è ormai, non lo era qualche anno fa, però ormai è considerata una persona non seria che prende in giro la gente. Non dalla stampa, dalla comunità energetica. Comunità scusami, Lorenzo, sì. Però io sento proprio il bisogno di interrompervi. Possiamo magari fare l'incontro evitando un giudizio a nostra volta, diciamo, a priori, nel senso... No, ma ti dico... ...che è stato emarginato dalla comunità scientifica nel dibattito. Non è un giudizio personale, attenzione. Perché io potrei avere un giudizio personale su Jenkins e su Jacobson e su qualsiasi altro. Però ti sto dicendo che per quello che ha scritto, per il modo in cui agisce, lui... Non sto dicendo che lo faccia apposta, ok? Però per come si è comportato nella community, c'è una community di queste persone,
lui, sinceramente, non è che non è più rispettato da me, però nella comunità energetica accademica non è più rispettato. Questo signore qua è rispettato. Non sto dicendo che... Cioè, io ho i miei giudizi, anche su di lui, però quello che volevo dire era semplicemente che quando fai un modello su Excel, ok, come in qualsiasi materia, così come in modellistica dell'energia, puoi far uscire più o meno quello che ti pare, ok? Quindi se tu hai un obiettivo a priori, puoi riuscire a creare un modello che ti dà ragione. E questo è fatto in moltissimi ambiti. E la serietà delle persone si vede anche da dettagli che noi non riusciamo a comprendere come esterni, ok? A questa community accademica. E io ti assicuro che, dipende da quello che penso di Jacobson e della comunità, di quello che pensa la comunità di Jacobson, infatti non ho scelto di presentare su Jacobson, ho scelto di presentare su Jenkins perché è ritenuto il più autorevole, ok? Ma io ho considerazioni personali su entrambi, ma le tengo per me. Cioè, se vuoi te le dico, però ho cercato di tenere queste considerazioni fuori da questa presentazione, ok? Posso... Scusate, io avrei anche una domanda su questo, non voglio allungare la discussione. No, però, figurati. Cioè, volevo capire, questa opinione diffusa, ce la stai riportando perché fai parte tu stesso di questa comunità che non lo ritieni più credibile? No. Allora, cioè, mi permetto di chiedere da dove... Sì. La conclusione da dove arriva. Adesso, cioè... non voglio deviare troppo, però, per dire, ci sono stati alcuni accademici che l'hanno, successivamente alle sue affermazioni, l'hanno, diciamo, confutato scientificamente. Lui ha deciso di fare causa a questi accademici, Jacobson ha deciso di fare causa a questi accademici, ha poi perso queste cause e ha dovuto rimborsarli, li ha accusati di diffamazione. Allora, in un ambiente scientifico, se uno cerca di confutare le tue tesi, non gli fai causa. Per questo ha perso il rispetto, capito? Anche. Però io volevo dire che una persona così, che fa causa all'avversario intellettuale, all'avversario accademico, ok? Se poi viene chiamato dai giornali come esperto unico di energia e utilizza i suoi modelli su Excel per sostenere delle tesi che magari stanno simpatiche a lui, ma di scientifico hanno poco a che fare perché magari sono state confutate scientificamente o sono in dibattito, ok? Per quello dico, capito? Perché non puoi fare causa a tutti perché ti confutano scientificamente le tue tesi o i tuoi modelli, o funziona così. Ma non era per dire di lui, eh? Attenzione, Sebastiano, non pensare che io intendessi dire di lui specifico perché ha quel modello. Era soltanto per dire ci sono molte persone che utilizzano questi strumenti per confermare delle tesi che avevano a priori, in tutto lo spettro di opinioni che ci sono. Ok? Ok, non volevo dare l'impressione che, cioè, non volevo attaccare Jacobson, a me lui non sta simpatico per quello che ha fatto, però ci sono delle ragioni per cui un signore come Jenkins è ritenuto più autorevole che un signore come Jacobson, ok? Ed è comunque professore a Stanford Jacobson, quindi non sono nessuno per dirgli su, però quello che ha fatto, diciamo, ormai è storia. Allora, cosa ha fatto Jenkins? Jenkins propone dei modelli, così come Jacobson e tutti gli altri modellisti di queste cose, per riuscire a ottenere una grid decarbonizzata e anche spiegando come, ok? Quindi facendo tutta una... modellizzando tutta la transizione nel tempo, ok? Quando si fanno dei modelli, non si fa un modello e si
si dice che è la verità rivelata anche qua. Si fanno diversi scenari, ok? Praticamente uno non può dire a priori succederà questo. Si fanno diversi scenari, ad esempio, diciamo, decidiamo di elettrificare tutto il parco elettrico, il parco auto. Quanto decidiamo di usare l'idrogeno? Abbiamo dei limiti sull'utilizzo delle rinnovabili o no? Abbiamo dei limiti sull'utilizzo del nucleare o no? Entro quando dovremo decarbonizzare? Tutte queste cose compongono degli scenari diversi che poi vengono analizzati singolarmente. E lui fa questo lavoro qua. E io queste slide ho preso direttamente da una sua presentazione, perché essenzialmente è la fonte più autorevole a livello americano e mondiale rispetto a questa cosa. Queste sue slide sono riferite alla decarbonizzazione soltanto del sistema degli Stati Uniti. Ok? Quindi non del mondo, non dell'Europa, solo degli Stati Uniti. E sono, questa slide mostra l'aggiunta di generazione carbon free negli Stati Uniti per riuscire a decarbonizzare nel 2050. Tutto questo è fatto, tutti questi scenari sono fatti per ottenere net zero nel 2050. Ok? Quindi senza porre vincoli sul 2030, solo net zero 2050. E ha due scenari qua, E più e meno, che si basano, non sto qua a raccontarvi su qual è la differenza tra i due, però essenzialmente sono due diversi scenari di elettrificazione di alcuni settori. E vede, qua mostra la capacità, una nuova capacità di generazione cumulativa da aggiungere negli anni, dal 2020 al 2050, per decarbonizzare completamente il 2050. E poi mette qua, a destra, la capacità aggiunta ogni anno, dal 2020 al 2050, in media, per ottenere questo risultato. E si parla di aggiungere 35-37 gigawatt all'anno di capacità di generazione in media per questi 30 anni di seguito. Okay? Sono tanti, sono pochi? Per far capire la scala relativa di questo numero, per dare un contesto a questo numero, ci mette degli esempi di capacità aggiunta low carbon fino ad oggi che siamo riusciti a fare, o meglio che loro sono riusciti a fare, perché in questa slide mette quelli degli Stati Uniti. E vediamo che abbiamo tre esempi particolari di aggiunta di fonti low carbon, e sono l'aggiunta di rinnovabili sole e vento dal 2010 al 2018 e hanno un'aggiunta di 3,4 gigawatt in media all'anno per questi 8 anni. Nel 2016, che è l'anno di aggiunta maggiore, in quell'anno specifico abbiamo 5,3 gigawatt aggiunti di queste fonti rinnovabili. E dopo abbiamo l'aggiunta nucleare degli anni 80-90, che sono in media 7,4 gigawatt all'anno di capacità di generazione. Okay? Quindi confrontiamo questi numeri con questi 35-37 gigawatt e otteniamo... E capiamo che questi 35-37 gigawatt sono una cifra mostruosa. Okay? Sono davvero, davvero tanti. E soprattutto, non solo tanti di per sé, ma sono tanti, scusate, e sostenuti nel tempo. Perché questi aumenti di generazione durano solo 8 anni. Dopo vedremo, alcuni dureranno anche 10 anni, come questa, del nucleare, ma dureranno... Non c'è nessun precedente di un aumento di generazione così alto e così sostenuto. Quindi questa slide fa capire la difficoltà del problema che loro, nel senso gli americani, ma noi in generale come mondo, ci troviamo a affrontare. È una cosa mai vista prima, ok? Questo è per capire la scala della situazione. Questo grafico... Sì? In riferimento alla slide precedente, sono tenuti in conto nel modello crescita di popolazione o crescita del welfare, sì, o si intende con popolazione fissa e modello fisso? Sono tenuti in considerazione gli aumenti previsti di consumo.
di consumo, va bene, ok. Quindi solitamente c'è chi si occupa dello stimare l'aumento di consumo, poi i modellisti utilizzano direttamente quei dati. Okay. Però sì, 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 se no non avrebbe valore, no? Perché okay, il consumo di energia mondiale si raddoppierà come minimo, circa, è previsto che si raddoppierà come minimo nel 2050, ok? Quindi decarbonizzare, non è che dobbiamo soltanto decarbonizzare la nostra grid, dobbiamo decarbonizzare la nostra grid del presente e poi decarbonizzare un'altra grid uguale che creeremo nel mentre, che sono tutti i paesi in via di sviluppo che si svilupperanno, eccetera. Quindi sì, è tenuto in considerazione, se no avrebbe poco valore, diciamo, far stime senza tener conto di queste cose. Qua invece, la slide dopo è sua, sempre questa slide, mette nel mondo, vediamo se nel mondo ci sono stati cose che si sono avvicinate a questo build out net zero America per decarbonizzare il 2050 di 35-37 gigawatt all'anno in media. Allora, no, essenzialmente la risposta è no. Perché? Perché i tre build out di generazione principali che abbiamo avuto nella storia recente sono, e questi sono normalizzati per popolazione e poi riscalati per essere confrontati con il caso americano, ok? E abbiamo che si avvicina il build out nucleare svedese dal 74-83 e quello francese nel decennio 79-89. Si avvicinano, sono a 30 e 26 riscalati per confrontare con gli Stati Uniti. E anche quello del gas naturale in 10 anni. Però io vi faccio notare che qua abbiamo quelli della Germania, delle rinnovabili non idro, okay, quindi sono sole e vento essenzialmente, sono molto inferiori, ma io vi faccio notare che queste, nonostante che sembri che si avvicinano, non sono sostenute nel tempo, nel senso che sono un decennio e un decennio e un decennio, qua stiamo parlando di 30 anni di fila e sono di più e per 30 anni, ok? Quindi anche questa fa capire, come quella precedente, la scala della sfida, ok? E qui arriva il problema principale. Qual è il problema principale? Il problema principale è un modello mentale che ci siamo fatti, o meglio che ci siamo fatti, qualsiasi persona normale, pensando subito al problema, si farebbe, che è: come risolvo questo problema? Banale. Se riesco a portare il costo delle fonti rinnovabili, delle fonti low carbon, a un costo minore di produzione rispetto al gas naturale, che è combustibile fossile, meno costoso, quindi più economicamente vantaggioso, io ho risolto il problema. O meglio, non l'ho risolto istantaneamente, ma ho creato le condizioni tali per cui il problema si risolverà da solo, perché se rendo più economico il solare, per dire, nel gas naturale, dopo ci sarà l'incentivo economico per tutti, nazioni sviluppate, nazioni non sviluppate, a installare solare al posto del gas, ok? E quindi ho risolto automaticamente. Questo, che problema ha questo modello? Che le fonti intermittenti solare e fotovoltaico, scusate, fotovoltaico e eolico, hanno caratteristiche intrinsecamente diverse dal fonte gas o dal fonte carbone, ok? E quindi prendere una metrica e confrontare queste due tecnologie intrinsecamente diverse su quella metrica non ha senso, perché è una metrica che è essenzialmente inutile se utilizzo due modelli diversi, ok? E infatti così non è stato, ovvero adesso, dal 2016-2015, il costo del solare, del gas e del vento, dell'eolico, sono minori del costo del, se trovo anche alla prima slide, no? Sono, quello del solare è minore del costo dei combustibili fossili, ma non succederà che il solare e l'eolico rimpiazzeranno tutti i combustibili fossili automaticamente. Perché? Perché non abbiamo considerato lo storage in questa equazione. E quindi adesso dobbiamo capire come integrare il valore di queste fonti intermittenti senza avere lo storage in una grid già esistente. Perché noi non è che diciamo,
ok, non c'è lo storage, quindi non metto pannelli solari, non metto paleoliche. Finché riesco a integrarli in grid, lo faccio chiaramente, perché questi mi stanno producendo energia pulita, o no? Però arriverò fino a una certa percentuale e devo capire quali limiti ha questo sistema integrato di fonti intermittenti e fonti non intermittenti, quando non ho lo storage, e eventualmente lo storage che senso ha in questo sistema, ok? Questo è un modello che vede, il grafico sotto non si capisce molto bene, però in pratica è la potenza in diversi giorni dell'anno, in diverse ore dell'anno, che normalmente sarebbe tutta confusionata, perché sarebbe, ci sarebbero tutte le fluttuazioni dell'anno, delle diverse ore nell'anno, con le diverse fonti che producono rispetto a dati, chiaramente questo modello è fatto rispetto a dati meteorologici e di consumo che sono stati osservati negli anni precedenti, ok? Quindi ad esempio se ho un parco solare in New Mexico, chiaramente ha un capacity factor rispetto a un parco solare in che ne so, New Jersey, ok? Quindi tenendo in considerazione tutti questi fattori, modellizzando la grid degli Stati Uniti, io cerco di capire come si relazionano il consumo e la produzione di energia da diverse fonti, fossili e rinnovabili intermittenti e altre, eventualmente, ok? Quindi quelle verdi e blu, e in questo caso sono raggruppate in questo colore con le ombre, cioè con la transizione, sono appunto vento e sole. Quelle marroncine sono gas, non carbone, solo gas, che chiaramente in America, la Pressure Revolution, usano praticamente solo gas. E cosa fa? Aumenta la percentuale di fonti intermittenti e vediamo cosa succede. Inizio con un 20, non ho, vedete, qua in blu verrà segnata la sovragenerazione, che sono i momenti in cui io ho una sovrapproduzione da fonti intermittenti che, non potendo controllare, producono più di quanto è richiesto, e quindi essenzialmente è energia che sto buttando via. No? Se io ho un giorno soleggiato e una capacità installata di fotovoltaico molto grande, in quel giorno soleggiato è probabile che, perché il mio solare produce molte, ha una capacità installata molto grande, quando arriva il sole produce una quantità di energia enorme che magari non è richiesta. Ma allora in quel momento io sto buttando energia nel cestino, perché la produco, ho speso il capitale per costruire l'impianto, lo spendo per mantenerlo, e sto producendo energia che non vuole nessuno e quindi la sto buttando via. Okay? Voglio capire come, quanto succede questo, quanto avviene questo buttare via questa energia, questa sovragenerazione, al variare della penetrazione delle rinnovabili in grid, okay? Della percentuale di fonti intermittenti che ho, senza storage questo. Okay? Quindi se aumento da 20 a 40, vediamo subito che questi, ho detto, sono riordinati dal maggiore combustibili fossili al minore combustibili fossili, e la sovragenerazione è messa qua a destra. Ma voi dovete immaginarvi che sono dati modellizzando, che sono tenuti modellizzando tutto l'anno, ok? Sono poi riordinati successivamente. Comincio ad avere un po' di sovragenerazione. E cosa succede a questi due indicatori? Diminuiscono. Cosa sono questi due indicatori? Sono il valore dell'energia del vento e il valore dell'energia del solare che sto creando. Perché diminuisce? Perché banalmente, se ho una percentuale di tempo, la regali. Esatto, la stai regalando. Esatto. Non la butti via, la regali. Esatto. O addirittura ti fa paghi perché la gente te la compri. Ok? Un meccanismo può essere che la utility o il sistema elettrico paga alcune fabbriche per aumentare la produzione per consumare più energia. E quindi addirittura da costo nullo vai a costo negativo, perché magari ti costa meno che non bloccare l'impianto, che ne so. Succede questa cosa. Quindi vediamo come si sviluppa questo valore.
aumento a 60, vedete che la sovrageneratore è molto ampia. Poi, chiaramente, io sto rimpiazzando combustibile fossile. Se diminuisce questa cosa marrone, vuol dire che sto diminuendo gas che sto consumando. Okay? Però, allo stesso tempo, il valore dell'energia che produco complessivamente diminuisce, perché ho un aumento della sovrageneratore. Quando arrivo a percentuali importanti, vedete che fino al 50-60% non è neanche un problema, ok? Perché costano così poco che questo buttare via energia non è un problema. Quando arrivo a percentuali più alte, tipo 80%-90%, questo problema comincia a sentirsi. E sentirsi tanto. Vedete che da 60% qua ho un valore dell'energia da fonti intermittenti che è 60-70%, passando a 20, cala completamente, perché ho una percentuale di fonti intermittenti in grid così alta che avrò un sacco di generazione, butterò un sacco via di energia e tutti i costi capitali per l'installazione, eccetera, non mi si andranno ad ammortizzare così efficacemente, passando in questo termine, perché butterò via un sacco di energia. Mi hanno fatto domanda, perché è un problema? La sovrageneratore intendo, capisco la sottogenerazione. Ah, ok. Ma me l'hai fatta prima o? No, adesso. Cioè, adesso, ok. Problema, la sovrageneratore. Allora, la sovrageneratore... È per questioni economiche. Esatto, non è un problema tecnico, ok? È un problema economico perché... Metti di fare un impianto, ok? Che produce qualcosa, non mi interessa cosa, qualsiasi cosa. Se il 75% di quello che produci lo butti via, beh, devi avere un costo di produzione sufficientemente basso da far sì che quel 75% di cose che hai prodotto butti via non abbia un impatto, perché intanto tu produci a così basso costo che non ti interessa. Però è un problema economico. Ok? Quindi, salto un attimo una slide. Abbiamo questa gara. Questa gara tra il declino del valore dell'energia prodotta da fonti intermittenti all'aumentare di percentuali di fonti intermittenti in grid, che è quello che abbiamo visto adesso, e la diminuzione del costo di produzione di energia da queste fonti, ok? Perché mettiamo caso il valore limite, il valore estremo, il caso estremo, io produco energia gratis, cioè produrre pannelli solari mi costa così poco, è praticamente gratis, cosa faccio dal punto di vista economico? Me ne frego, riempio tutto di pannelli solari, il 99% dell'energia la butto via, mi tengo quell'1% che mi soddisfa, ok? Questo modello nell'immaginazione economicamente funziona. Perché? Perché mettere quei pannelli solari non mi costa niente. E quindi non mi costa niente neanche buttare l'energia. Okay? Può avere un valore piccolissimo l'energia che produco, ma se il mio costo è zero, sarà comunque minore del valore di quello che vendo. Okay? Ed è quello che è successo in questi anni. Cioè si è decimato il livello, il costo, e quindi abbiamo potuto vedere percentuali di penetrazione di rinnovabili in grid anche senza incentivi. Perché voi immaginate, adesso il solare non è più incentivato, perché non ha più senso economico incentivarlo, non c'è più bisogno economico incentivarlo, perché a queste percentuali, quindi sotto il 50% quello che è, costa meno che non avere una centrale a gas. E quindi ha senso economico metterci. E questa è un'ottima cosa, perché possiamo sfruttare quei soldi che utilizzavamo per sussidiare il solare per in ricerca e sviluppo o per sussidiare altre tecnologie come il vento offshore, che adesso non ha un costo competitivo. Okay? E questo è un grafico che mostra proprio questo. Il valore di mercato rispetto al percentuale di solare in grid. Vedete che scende perché più l'aumento, più butto via, adesso butto via, dovete prenderlo come un termine che utilizzo per capirci, butto via energia. E quindi la gara diventa
questa è un'altra cosa, devo diminuire il costo. Questo è il costo di produzione nel 2018, adesso è sceso ancora di più, siamo a 30-20 dollari al megawattora. Più faccio scendere questa retta, che è il costo, più posso aumentare la percentuale di fotovoltaico in grid. Questi sono diversi studi che hanno diverse stime, voi prendete quello del 2015, che è il più recente, e va bene quello lì. Okay? Però è il senso, capito? Perché dopo queste sono tutte stime, ma il meccanismo è quello. Come possiamo fare per risolvere un'altra cosa? Lo stesso vale per il valore e il costo dell'energia di storage, ok? Per i sistemi di storage. Vale la stessa identica cosa. Costo di produzione dello storage a ioni di litio nel 2018 versus il valore rispetto alla capacità installata. Perché c'è una correlazione? Perché se io installo 100 terawattora di batterie, questo è un costo che molto probabilmente non viene ripagato, perché molta di quello storage non viene utilizzato nel mio sistema. Quindi due cose da tenere bene a mente adesso in poi. Costo verso valore, e soprattutto che quando abbiamo questi sistemi, capite anche voi che comincia a diventare conveniente pensare non al costo della fonte, ma al costo complessivo del sistema elettrico. Ok? Perché tutti questi pezzi, visti così singolarmente, quando abbiamo queste fonti intermittenti, non ha senso valutarli. Ok? Perché hanno delle dinamiche che rendono questa metrica poco utile. Però se io riesco a costruire un sistema che combina, ad esempio, fonti low carbon che non siano intermittenti, come il geotermico, come il nucleare, fonti low carbon che sono intermittenti, magari anche con dello storage, posso costruire sistemi che complessivamente sono molto meno costosi che non altri. Però devo valutare questo costo a livello di sistema. Ok? Cosa succede? Torno indietro un attimo. Cosa succede quando, al posto di aumentare dal 60 all'80% le fonti intermittenti, utilizzo una fonte low carbon che è detta clean firm. Clean perché è sottinteso low carbon, firm, ovvero che ha le caratteristiche di un impianto termoelettrico, ovvero produce quando voglio ed è dispatchable. Posso metterla dove voglio e produce quando voglio. Quindi essenzialmente nucleare o geotermico avanzato, o per dire, che ne so, gas col carbon capture and storage, okay? Gas con cattura e sequestro della CO2. Quella lì è una fonte tecnicamente low carbon. Vediamo cosa succede. Succede che io posso arrivare all'80% della percentuale di capacità di generazione, o meglio di energia prodotta, scusatemi, in grid low carbon, senza avere una sovragenerazione che mi dà problemi di tipo economico. Tant'è vero che vedete, rispetto al caso senza low carbon, scusate, senza low carbon firm, rispetto a con low carbon firm, se voi vedete questi due valori, che sono il valore dell'energia solare e eolica, qua sono molto bassi perché uso 80% fonti intermittenti, qua sono molto più alti, sono quasi il doppio, perché utilizzo 60% fonti intermittenti e 20% fonti firm. Ok? Quindi questo è il valore di l'importanza nel nostro sistema di quelle fonti low carbon. E adesso vediamo esattamente quali sono. Queste le salto perché, vabbè, casomai ci torniamo dopo, però sono problemi particolari del solare intrinseco. Non so se sapete cos'è la duck curve. Datemi un feedback veloce. Chi è che sa? Qualcuno sa cos'è la duck curve? La curva dell'antra? No? Vabbè, la salto perché sennò tanto non è importante nel senso di quello che stiamo facendo. È soltanto una cosa particolare del solare. E quindi Jenkins crea questo modello. Non è che l'ha creato lui, nel senso che lui l'ha sintetizzato, però è un modello che dobbiamo tenere in mente tutti. Guardate che se no non vedo. Che è il toolbox delle nostre diverse tecnologie.
low carbon. Tutte queste sono tecnologie low carbon. E vedete che divide le tecnologie in tre grandi pezzi, tre grandi categorie. Quelle che chiamo fuel saving, che sono essenzialmente le fonti intermittenti, quindi solare fotovoltaico, solare termico, energia eolica, solare con storage, idroelettrico che dipende dal, non è una diga, ma quello di cui si parlava anche l'altra volta, Alessio, mi sembra. Quelle turbine più piccole, posizionate in corsi d'acqua più piccoli senza una diga, sono molto interessanti. Queste sono chiamate fuel saving, perché sono viste come fonti che risparmiano combustibile o a centrali termiche o a altre centrali dispatchable o firm low carbon. Okay? Quindi le chiama fuel saving variabili, rinnovabili, intermittenti, le chiamo io, è uguale. Poi abbiamo fast burst balancing, che sono quelle tecnologie di storage e non, che servono non per la generazione, ma per chiudere il gap tra richiesta e generazione in certi istanti. E lo devono chiudere velocemente. Quindi sono le batterie di storage, lo storage stagionale, ok? Tecniche che non sono tecnologie, ma sono proprio tecniche di politiche umane, diciamo, che sono il rescheduling, quindi l'incentivazione al minore consumo di elettricità in certi, in certi orari, ok? Sono cose normative, non è una tecnologia, sono aspetti normativi, e altri aspetti normativi, price response, curtailment, sono altri aspetti normativi. E poi abbiamo le tecnologie firm low carbon, che sono tutte quelle tecnologie che hanno le caratteristiche che vi ho detto prima, cioè sono dispatchable e posso scegliere io quando farle andare o quando no. E sono essenzialmente geotermico, nucleare, combustibili fossili con il carbon capture and storage, la biomassa e zero carbon fuels. Non sono una cosa di generazione, però sono messi in questa categoria. E questo è il nostro toolbox, e ognuna di queste tecnologie ha un suo utilizzo, ha le sue caratteristiche, ha un suo utilizzo, e deve essere utilizzato al fine di raggiungere un obiettivo unico, che è la decarbonizzazione del sistema. E quello che ho cercato di mostrarvi prima è che senza utilizzare tutto il nostro toolbox è esponenzialmente più complicato raggiungere il nostro obiettivo. Non sto dicendo che è impossibile, però è estremamente, esponenzialmente più complicato e esponenzialmente più costoso, che alla fine è sinonimo di complicato, costoso. Perché? Questi sono lo stesso due modelli della stessa rete, non di tutti gli Stati Uniti, ma soltanto di una parte, che è quella più a settentrione, in diversi scenari di decarbonizzazione che vedete qua sotto, che sono le emissioni, l'intensità carbonica della grid che sto creando, o il limite di intensità carbonica che io pongo al mio modello, che pongo alla mia grid, che sono 200 grammi CO2 equivalente a 150, 150 o 0 addirittura, per kilowattora chiaramente, e il costo in ordinata, il costo medio dell'elettricità, dollaro e megawattora. Cosa succede quando escludo le tecnologie firm, che è quello che avevamo fatto all'inizio del nostro modello, aumentando solo le fonti intermittenti senza usare le fonti firm, che fino a una decarbonizzazione moderata, anche guardate che 50 grammi CO2 equivalente a kilowattora è pochissimo, è poco, okay? Quindi questo è già un ottimo risultato, però per arrivare da questo 50, da questo 100 a 0, se rinuncio a queste tecnologie firm, i miei costi esplodono, ok? Invece, se mantengo tutto il mio toolbox integro e utilizzo anche, ad esempio, carbon capture and storage o il nucleare o il geotermico, eccetera, quindi tutte quelle cose firm che abbiamo visto, adesso guardo la chat, scusate un attimo, finisco, i costi inizialmente sono bene o male uguali, però quando arrivo a una
una decarbonizzazione profonda, quindi vado sotto, compreso e sotto i 50 grammi CO2 equivalente per kilowattora, i costi si mantengono estremamente più bassi che non rinunciare alla cosa. Sì, sì, adesso io non... ti ho detto, interrompimi quando hai una domanda, non c'è problema. Volevo fare una domanda per capire un po' meglio, perché fondamentalmente io, non avendo mai fatto, non avendo mai studiato propriamente né l'energia né l'economia, se non quanta energia si produce con un salto idraulico, che è l'unica cosa che si avvicina un pochettino, allora, ho un dubbio, cioè non ho capito un passaggio. Quello che dicevi prima del fatto che se c'è tanto sovrapproduzione di energia per l'intermittenza, sì, in realtà non è un problema economico, se, perché mi costa poco con il costo adesso che è molto alto. Cioè, forse mi sono perso un passaggio, io volevo capire meglio questa cosa qui. Allora, immagina che tu hai un obiettivo. Il nostro obiettivo è dar sempre energia alle persone quando la richiedono. Però metti che faccio un'analogia. Tu hai un obiettivo. Tu hai l'obiettivo di... Hai presente quando giochi a Tetris? Di riempire la cosa del Tetris. Mettiamo così. Tu hai un sistema che ti crea i pezzi del Tetris. Magari non sai quali ti crea, eccetera. In quella situazione lì, se ti costa produrre un pezzo del Tetris, ok? Se ti costa X, ti costa anche abbastanza, se tu lo prendi e non lo puoi utilizzare perché magari non hai la forma giusta e allora lo devi buttare via, questa cosa, per il tuo fine, ha un costo alto. Perché è un costo alto di produzione del pezzo e visto che il tuo sistema non lo accetta, lo butti via, hai un costo alto complessivo. Ma se tu inventassi una macchina che te li spara fuori a migliaia facendoti pagare pochissimo, poco te ne frega che molti non ci entrano. Perché? Perché non ti costano niente. Quindi tu li prendi, li produci in massa, se vanno bene, bene, se no li butti via, a te non frega niente. Quello è quello che ho detto prima. Se a noi produrre energia costa pochissimo, non ci pesa neanche tanto buttarla via, ok? Perché ci costa pochissimo produrla. Il punto è che quando comincio a buttarne via tanta, in percentuale, chiaramente, il prezzo a cui la produco deve essere davvero molto basso per rendere questo economicamente sensato. Ok? Non so se mi sono spiegato meglio. Se no, facciamo di analogie, ci riprovo. Cioè, nel senso che il discorso di prima va bene fino a un certo punto, però, cioè, realisticamente poi il prezzo ad una certa sale se ne devo andare intanto in sovrapproduzione. Sì, diciamo che se idealmente l'energia solare producesse, o meglio, anche l'energia eolica, perché il solare è proprio il problema della notte, quindi ha bisogno dello storage, ma metti che se l'energia solare, l'energia eolica costasse pochissimo da produrre, cosa faremo? Faremo una serie di migliaia e migliaia di turbine eoliche offshore, anche in mezzo al mare, galleggianti, tanto non ci costerebbero niente, e anche se buttiamo via il 90% di quell'energia perché mentre la stanno producendo non ci serve, perché non c'è domanda, non ce ne frega niente. Ok, però questo è un modello ideale, c'è una situazione ideale, capito? Nella realtà ci sono limiti fisici, chiaramente. Però il concetto è quello. Perché è un bene che si abbassi costantemente il costo del solare? Perché posso aumentare sempre di più la percentuale di solare in grid senza aver storage. Poi con lo storage è tutta un'altra questione. Se io associo a una farm solare un pacco di batterie, allora non è proprio vero anche questo, perché ha bisogno di uno storage stagionale anche per le variazioni stagionali, però quella complesso lo potrei trattare come una centrale termoelettrica. E quindi quando lo voglio lo accendo, quando non lo voglio non lo accendo, perché è un sistema che a quel punto diventa firm, capito? Se modellizzo quel sistema come fosse una cosa unica. E allora lì le logiche cambiano completamente. Non ha più senso vedere quanto ne butta via, perché non ne butterei più via, perché avrei lo storage, però costerebbe di più. Allora quella cosa lì ha un senso confrontare il prezzo con una centrale a gas, per dirti, no? Perché entrambe hanno le stesse caratteristiche fisiche, cioè le accendo e vanno, le spengo e si spengono, non c'è un problema. Okay?
Tutto questo è fatto consapevolmente al fatto che non ho tecnologie di storage che sono economicamente implementabili. E quello che stiamo facendo adesso è aumentare fonti intermittenti in grid rinnovabili senza storage. E quindi io voglio modellizzare quanto posso fare questa cosa. Okay? Fino a che punto? E questo è quanto posso fare questa cosa è una funzione del costo di produzione, della percentuale che ho in grid e di tutte quelle cose che ho detto prima. Okay? E questo, diciamo, questo modello è, scusa, questa slide è in funzione anche dei limiti di decarbonizzazione che impongo il mio sistema. Okay? Se rinuncio alle... Attenzione che qua, questa parte qua, include anche lo storage elettrico. Perché costa così tanto? La risposta breve è perché lo storage costa tanto. Quindi a me serve una sovrapproduzione anche di storage per mantenere in piedi il mio sistema e visto che lo storage costa tanto, i miei prezzi cominciano a... vanno alle stelle. Se invece utilizzo tutte e tre i tipi di tecnologia, riesco a contenere i prezzi. Salgono ancora, salgono... chiaramente queste sono stime, per ogni modello ci sono dei range, no? Che sono range essenzialmente sul costo di alcune tecnologie e sono quelle sulle batterie e sul solare eolico. Se tengo i costi, e queste sono stime arbitrarie, però chiaramente i buoni modelli fanno dei range e dicono se in futuro succederà che riesco a portare il costo delle batterie bassissime, tengo in considerazione i punti verdi. Se invece il costo delle batterie rimarrà come adesso, punti rossi, una via intermezza, punti gialli, ok? E chiaramente per ogni caso fai il range, perché non puoi sapere che tecnologie miglioreranno, quanto miglioreranno, eccetera. Quindi dici, fai scenari, cioè se succede questo, allora. Se succede questo, allora. E presenti tutti i tuoi scenari, ok? Quindi anche qua, funzione di che cosa? Funzione delle tecnologie che scelgo, funzione del costo e dell'imposizione di intensità carbonica e funzione del sviluppo economico e tecnologico delle diverse tecnologie che considero. Scusa, ora, su questa cosa volevo avere le idee un po' più chiare perché non ho capito benissimo. Da un punto di vista tecnico e non economico, sì. Quindi è possibile avere 100% rinnovabili? Certo. Ok, quindi, ok. Certo. Tieni conto che, guarda, dal punto di vista tecnico è molto semplice. Le batterie esistono, le fonti di produzione esistono, sono anche economiche, banalmente tu, come si dice in italiano? Oddio, non mi viene la parola in italiano. Scegli la grandezza del tuo impianto complessivo in modo che non ti lasci mai a piedi, ok? In modo che funzioni sempre. E quindi praticamente lo sovradimensioni, ok? Ti costa tantissimo, ma tecnicamente lo puoi fare. Il punto è che nella vita vera non lo puoi fare, perché se decarbonizzare l'Italia costa 1 trilione di euro, non lo faremo. Quindi è tutta una funzione di costo. Okay. Sì, avrei due domande collegate, solo che non vorrei farne troppe, però sono veramente legate una all'altra. Quindi è un problema economico e volevo sapere se per caso sapevi dirmi qualcosa, perché io dalla mia ignoranza posso leggere qualche articolo, ma se potrebbe migliorare questa curva, quindi renderla più meno ripida. Utilizzare delle batterie, io ho letto di solid state batteries, è una cosa, è diciamo un miraggio oppure no, è realmente possibile? Allora, non sono esperto, però per solid state credo che si sottintendono quelle a ioni di litio, che sono quelle che usiamo adesso, ok? Credo che l'energia, le batterie più promettenti a livello di grid siano quelli a non sono esperto, però metalli liquidi è possibile? Se qualcuno del comitato mi segue, Violetta.
quelli a stato solido credo che siano, si intendono proprio quelli a, a ioni di litio, che sono quelli che utilizziamo nei telefoni, nelle auto elettriche, eccetera. Sai che anche io ne so pochissimo di batterie, in effetti. Ma ci sono dei design di batterie molto promettenti, eh? Però non sono a stato solido, da quel che so io. Guarda, okay. Ci metterei la mano sul fuoco, scusa che rispondo, ci metterei la mano sul fuoco che il costo delle batterie si dimezzerà in 10 anni, per una serie di fattori, perché innanzitutto le ioni di litio cominceranno a costare davvero meno, al netto di interferenze sulla filiera del litio, ok? Perché? Perché ne utilizzeremo sempre di più per le macchine e quindi lo sviluppo tecnologico sarà guidato dall'implementazione, ok? Quindi non c'è dubbio che i costi delle batterie si abbasseranno, però il punto è quanto e con questi costi molto più bassi cosa riusciamo a farci? Ci riusciremo a farci sicuramente di più, perché sono costi più bassi, ci riusciremo a farci di più, però la domanda è quanto. Okay? Chiudo, perché poi devo stare zitto che ho parlato troppo. I modelli che abbiamo visto tengono conto di una possibile, una maggiore efficienza energetica, quindi di riduzione di consumi per certi settori o per certi prodotti che utilizziamo? Certo. È racchiuso, è sottointeso nell'aumento di domanda, ok? E nell'aumento di domanda tengo conto dell'aumento e anche dell'efficientamento. Quindi sì. Se mi posso collegare con il discorso dello storage, volevo chiedere, lo storage idroelettrico viene considerato, cioè è efficace, ha senso? Certo. Guarda, lo storage idroelettrico è la migliore tecnologia di storage che abbiamo implementato finora. Il pumped hydro si chiama, l'idroelettrico a pompaggio, no? Perché? Perché intanto è estremamente efficiente dal punto di vista tecnologico, proprio ha delle efficienze altissime. Il problema qual è? Che non è una, come ben sai, immagino, non è una diga, sono due bacini, uno più elevato dell'altro. Se noi avessimo la possibilità di fare pumped hydro, faremmo sicuramente quello al posto delle batterie a ioni di litio, perché è estremamente più efficiente sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista economico. Il problema qual è? Che hai delle costrizioni geografiche che ti rendono la capacità di pompaggio idroelettrico, non dico satura perché non sarebbe vero, però non scalabile così tanto, ok? Se no utilizzeremo quella e basta, te lo assicuro. L'altro problema è che rischieremo di fare dighe, fare dighe enormi e bacini in tutte le valli, esatto. Ha gli stessi impatti ambientali più o meno dell'idroelettrico normale, no? Certo. Però ti dico, a livello di grid, lo storage adesso si fa solo col pumped hydro. Quindi è una tecnologia provata, riprovata, implementata e dove si può fare con chiaramente le costrizioni di impatto ambientale, le costrizioni economiche del caso, che di solito sono solo di impatto ambientale e di fattibilità geografica, perché economicamente sono fattibili, si fanno, si sono fatte e si fanno. Quindi tecnologia, ed era anche indicato nelle tecnologie prima, che erano così tante che magari non si è visto, però c'era chiaramente. Ok? Ora. Comunque ho controllato e le batterie che usiamo adesso usano un gel, quindi non è proprio solido. Infatti per quello chiedevo nel futuro, perché... Allora, mi taccio su questa cosa perché non voglio dire cavolate. Cioè avevo letto che, ma ripeto che non ne so poco, quindi magari chiedevo per questo. Anch'io. Allora, se so sembra che più le rendi compatte, quindi da gel a solido, più sono efficienti. Però vabbè, mi informerò ancora di più su questo. Allora, io so solo una cosa per certo, che c'è una grande potenziale di efficientamento staccandosi anche dalle tecnologie di storage che utilizziamo per, che ne so, le macchine o i telefoni, che sono quelli a ioni di litio, e sviluppare altre tecnologie di storage, sempre batterie, però pensate unicamente per storage a livello di rete elettrica, quindi una capacità molto grande e magari
a scapito di una compattezza che non è necessaria se fai storage a livello di grid, perché per le batterie di litio, se la devi mettere dentro al telefono, devi anche mantenere una compattezza di un certo tipo. Batterie a grid storage ti puoi concentrare unicamente sulla fattibilità economica, lasciando altre costrizioni che effettivamente dal punto di vista della realtà non hai. Okay. Però non dico altro perché non lo so e quindi non voglio dirti cavolate. Ora, volevo confrontare con voi due modelli, che sono il modello francese e il modello tedesco. Perché confrontiamo questi due modelli? Per una serie di ragioni. Innanzitutto sono due nazioni che hanno una storia, quindi sono abbastanza, hanno un livello di sviluppo, una ricchezza, dei consumi elettrici, energetici, la fabbrica, cioè, le industrie di produzione che sono estremamente comparabili. Sono entrambe nazioni europee, tra l'altro, e queste due nazioni hanno scelto due strade completamente diverse, che sono, se volete, due estremi, ok? Come ben sapete, immagino, senza che ve lo dica io, la Francia ha scelto un estremo, che è quello nucleare, e la Germania ha scelto un estremo, che sta implementando pian piano, che è quello che è il modello, questo qua, essenzialmente. Il modello rinnovabili intermittenti con biomasse, che qua non ci sono, che sono una grande differenza, e storage dove è possibile, ok? Quindi prendete una strada a sinistra, percorretela fino in fondo, questa è la Francia, strada verso destra diametralmente opposta, fino in fondo quella è la Germania. E facciamo delle considerazioni su questi sistemi. Tengo anche in considerazione che ogni sistema implementato ha delle limitazioni e delle particolarità che non possono essere tradotte in altri sistemi. Questo è quello che è successo. Accelero un po' perché ho visto che è davvero tardi. Questo che è successo, a seguito della crisi petrolifera negli anni 70, la Francia ha detto facciamo tutto nucleare essenzialmente, aumentiamo enormemente la capacità nucleare per renderci indipendenti da eventi di quel tipo. Perché come ho detto prima, l'energia nucleare è inelastica rispetto all'uranio essenzialmente e quindi loro non avevano... ciao Giovanni, scusate, si è fatto tardi, adesso mi sbrigo. Non avevano quel problema lì di approvvigionamento. Invece in Germania cosa è successo? È successo che a seguito dell'incidente di Fukushima nel 2011 si è deciso per un phase out nucleare, non si è deciso solo per quell'incidente, c'è una storia complicata dei tedeschi e dell'energia nucleare, molto complessa e molto interessante, però si è deciso in quegli anni di fare il phase out del nucleare. Si è fatto contemporaneamente phase out nucleare in quegli anni lì e un'enorme implementazione di energie rinnovabili, qua c'è scritto rinnovabili, non idroelettriche, perché chiaramente, come ben sapete, l'idroelettrico è fonte low carbon, ma è poco scalabile ormai perché praticamente è Saturn. L'idroelettrico classico, diciamo. Qual è il problema di queste due strade? Il problema di queste due strade è che sono entrambe strade estreme, ok? Non sono considerabili buoni modelli, secondo me. Proprio perché si intestardiscono, scusate se torno indietro, a escludere delle tecnologie. Ok? Però quello che voglio farvi capire è che, nonostante la Francia abbia scelto un modello estremo verso il nucleare e la Germania verso le fonti rinnovabili, non possono avere lo stesso outcome, o meglio, sono processi completamente diversi perché le tecnologie hanno caratteristiche intrinseche completamente diverse. Okay? Sempre lo stesso fine, il fine è sempre lo stesso, decarbonizzare la grid, ottenere una grid a bassa intensità carbonica. Cos'è questo grafico? Questo grafico è interessantissimo, è un grafico prodotto da un bot su Twitter che ha accesso a diverse fonti per quanto riguarda i dati sulla produzione elettrica e plotta l'intensità carbonica in verticale con l'energia prodotta per il mese di marzo del 2021
ogni giorno del mese di marzo, o meglio, o credo ogni ora addirittura, sì, ogni ora del mese di marzo è plottata con un punto per intensità carbonica e capacità energia prodotta in quel giorno, ok? Voglio soltanto mostrarvi Germania e Francia. La Francia, perché ha praticamente tutta la produzione dell'energia nucleare, ha la stessa intensità carbonica più o meno dell'energia nucleare combinata con le altre fonti energetiche, che sono essenzialmente il petrolio, mi sembra, e un po' di gas. E quindi vediamo che abbiamo energia, un'intensità carbonica attorno al 50-60, ok? Per kilowattora, ma è molto costante. Qual è la differenza con la Germania? La differenza con la Germania, che ha una grandissima capacità di fonti rinnovabili, è che quando le fonti rinnovabili esprimono il loro potenziale massimo, io ottengo una grid decarbonizzata, che sono questi giorni, queste ore qua, ok? Queste ore a bassa intensità carbonica e anche ad alta produzione, perché se vedete c'è una relazione che è inversa, no? Ho grandi produzioni di energia a basso contenuto carbonico. Qual è il problema? Il problema è che si usa come backup fonti firm ma non low carbon, quindi ad esempio il carbone o le centrali a gas, i gas peaker che abbiamo visto all'inizio, c'è un'enorme variabilità di intensità carbonica in grid. A volte si arriva addirittura a 600 grammi di CO2 equivalente al kilowattora. Perché? Perché ho questa combinazione di energie intermittenti estremamente low carbon, che sono le rinnovabili, ma al posto di usare tecnologie firm di backup, che sono low carbon, che quindi possono essere lo storage con le batterie, o centrali nucleari, o centrali geotermiche, o quello che volete, quello che abbiamo visto prima, quando utilizzerò il backup fossile avrò un aumento dell'intensità carbonica. E quindi ho questa enorme variazione. E questa enorme variazione non è data dalle caratteristiche dell'industria tedesca, è data dal fatto che ho tantissime fonti intermittenti. E quindi in alcuni momenti ho un'enorme produzione low carbon, in alcuni momenti ho un'altissima intensità carbonica. Okay? Questi sono gli altri paesi. Sono lì commento, però, ad esempio questa è la Polonia, la riconoscete perché intensità carbonica altissima, perché usa un sacco di carbone che fa schifo. Altissima intensità carbonica e anche problemi per la salute, per il carbone, come avete visto le altre volte. Qual è il problema con la Germania? Anche la Francia ha diversi problemi, però sono problemi di altra natura. Il problema per la Germania è che purtroppo le tecnologie di storage che vorrebbero implementare non esistono ancora. E quindi si ostinano essenzialmente a aumentare la capacità di fonti low carbon intermittenti senza avere come backup fonti firm low carbon. E quindi, aumentando sempre di più quella percentuale di fonti intermittenti, stanno avendo i problemi che abbiamo visto prima e anche altri problemi, che sono proprio problemi di reliability della grid, oltre che di costo. Questo Bundes, non fatemelo pronunciare per favore, è la Conte federale, la Corte dei Conti, scusate, sono anche stanco, federale tedesca, che ha fatto uscire un report qualche settimana fa sulla problemi di reliability e economici che questa ostinazione dell'Energiewende, l'Energiewende è la transizione energetica tedesca, questa ostinazione a aumentare fonti intermittenti senza disegnare il sistema in modo che sia capace di sostenere queste fonti intermittenti, che di per sé vanno benissimo, ma a livello di sistema non hanno ingegnerizzato il sistema in modo che potessero riceverle, sta dando problemi enormi. Problemi economici e di reliability. Prezzi eccessivamente alti, e chiaramente la Corte dei Conti si occupa di costi e sta diventando un pericolo per la competitività delle industrie nazionali, come tutto il settore automotive e tutte le altre, pericolo della reliability della grid, quindi dell'approvvigionamento energetico, e sconsigliano vivamente di proseguire con le chiusure di centrali nucleari a carbone. Perché? Perché sono fonti ferme, sono fonti che puoi accendere e spegnere quando vuoi. E quindi sono loro che ti danno la reliability della grid.
loro hanno deciso di fare il phase out del nucleare e il phase out del carbone, facendo il phase out del nucleare molto prima, però sono arrivati a un punto in cui hanno colpito una percentuale di intermittenza in grid che non possono sostenere, ok? E quindi non possono più andare avanti, essenzialmente la Corte dei Conti ha detto non potete più andare avanti per una questione di costi e di approvvigionamento energetico. E i costi si vedono nel costo dell'energia in bolletta. Perché? Perché i costi di intermittenza non sono costi propri di chi ti vende l'energia in grid, ok? Sono costi che vanno a cadere sul sistema intero, che deve bilanciare questa intermittenza. E quindi se noi andassimo a scomporre questi costi per centesimi al kilowattora delle diverse nazioni europee, vediamo che la Germania è quella che ha l'energia più costosa di tutte. Non solo in Europa, ma anche al mondo. Lo stesso per la Danimarca, che ha scelto un modello simile, però non è però anche loro, perché anche i tedeschi si basano molto sull'eolico, soprattutto sull'eolico offshore in Danimarca. Se vedete la Francia, che ha fatto centrali nucleari, le ha già ammortizzate, eccetera, perché non ha questi problemi di intermittenza a costi molto più bassi? La Polonia ha costi molto più bassi perché si basa completamente sul carbone. Quindi questi modelli, con modelli di intermittenza, causano anche dei costi che non sempre si vedono, però perché a volte ricadono sul sistema e quindi ricadono in tasse in bolletta, chiaramente non sono tasse per fare altre cose dello Stato, sono tasse per mantenere il sistema. Quindi per pagare, ad esempio, quando hai una sovragenerazione, per pagare le industrie per produrre di più perché praticamente ti stai svendendo l'energia in alcuni momenti. In altri momenti hai una carenza di energia, quindi non lo fai. Tutti questi costi, queste fluttuazioni si riversano in quei costi di sistema che abbiamo visto prima aumentavano tantissimo. Allora la domanda è come facciamo a decarbonizzare un sistema elettrico? L'abbiamo già fatto? Sì. Al mondo esistono grid elettriche decarbonizzate. Allora, se noi andiamo a vedere chi è già riuscito nel nostro intento, chi ha già ottenuto il nostro fine, ovvero ottenere una grid decarbonizzata, possiamo vedere come l'hanno fatto. E tutte le nazioni che ad oggi hanno una grid decarbonizzata utilizzano una combinazione di idroelettrico, nucleare e fonti rinnovabili molto poco. Ci sono ma molto poco, crescenti ma molto poco, ok? Quindi se andiamo a vedere chi l'ha già fatto, vediamo che l'idroelettrico ha una importanza enorme, solo che qual è il problema? Che l'idroelettrico ha delle costrizioni di tipo geografico. E quindi se sei la Francia e non puoi fare dighe dovunque perché non hai fiumi o letteralmente non hai condizioni geografiche, aumenti l'altra capacità low carbon firm che abbiamo implementato nella storia, che è il nucleare. Se sei il Quebec o la Norvegia, te ne freghi di tutto, fai solo idroelettrico ed è perfetto così. Okay? Però voi capite che venire in Norvegia e dire aumentiamo la produzione di fonti rinnovabili intermittenti non ha senso, perché l'impatto ambientale dell'idroelettrico non è come l'impatto ambientale di una diga in un fiume in Cina, perché hanno i fiordi, eccetera. Hanno già una grid decarbonizzata, ha poco senso fare un'operazione del genere. Ok? Diverso è per quanto riguarda i paesi con le centrali nucleari, perché spesso queste centrali sono, non dico in via di dismissione, però stanno raggiungendo il fine vita. E quindi lì abbiamo anche la questione del cosa facciamo? Perché questi stanno per perdere la maggior parte della loro produzione low carbon. E quindi da grid decarbonizzata stanno per tornare a una grid fossile, ok? Qual è lo strumento più utile del mondo in questa situazione? È questo sito qua, che si chiama Electricity Map, che è un sito che racchiude i consumi elettrici delle diverse nazioni del mondo e mostra la loro intensità carbonica nel tempo, nelle ultime 24 ore. Allora, cosa facciamo? Possiamo andare in giro per il mondo e vedere le diverse grid elettriche, cosa consumano, cosa producono e l'intensità carbonica delle cose nelle diverse ore dell'ultimo giorno, ok?
E quindi vediamo ad esempio la Germania. Se noi ci poniamo in Germania, oddio, adesso, ecco, in Germania alle 14, 13, 14, 13, 15, non mi ricordo, cioè non si vede, anzi no, 14,45, ecco. Abbiamo una grid relativamente basso intensità carbonica. C'è il carbone che aumenta tantissimo e quindi siamo comunque a 200. Il punto è che quando le fonti rinnovabili, quindi vedete qua, eolico e fotovoltaico, vanno fuori produzione perché comincia a essere sera, non c'è più sole, e l'eolico per caso non aumenta o diminuisce leggermente, vedete che che è il gas essenzialmente, che un po' di accumulo idroelettrico, un po' di gas che sostituiscono questo solare che se ne va, oltre alla variazione di consumi chiaramente. Quindi l'intensità carbonica, vedete qua in alto, aumenta tantissimo. E quindi io vi consiglio di andare questa sera, magari adesso vi ho detto qua troppo, domani in giro per questa mappa a esplorare diversi paesi e vedere le grid decarbonizzate, come funzionano, che fonti utilizzano. Vediamo ad esempio il Brasile, che ho messo molto bene, praticamente eolico e idroelettrico, ok? Spoiler, non troverete nessuno senza l'idroelettrico, a meno che non andiate in Islanda, che praticamente, oltre all'idroelettrico, è l'unica che fa anche con una percentuale importantissima di geotermico. Tutte le altre troverete idroelettrico-nucleare. A volte in alcune nazioni molto eolico, perché hanno caratteristiche geografiche che glielo permettono, eccetera. Adesso non ci perdo troppo tempo, però ci sono un sacco di informazioni, quindi questo è lo strumento utilissimo. Posso interrompere un attimo? Vai. Quindi, in sostanza, non ci può essere una verità assoluta che valga per ogni paese del mondo, cioè esatto. Ogni paese del Quello che dicevo ieri, no? Caratteristiche culturali, geografiche, soprattutto geografiche, e politiche anche. Non c'è una verità assoluta. Ieri intendi la volta scorsa? Sì, la volta scorsa, scusa. Sono più stanco di te, anche se non sembra. Volevo fare una domanda, se è possibile. Vai. In una rete elettrica, cioè noi abbiamo parlato di decarbonizzare una nazione, e chiaramente questo ha i suoi limiti. Ma se noi parliamo di una unione di nazioni, certo. In cui quindi c'è un commercio dell'energia elettrica tra nazioni e nazioni, e teniamo in conto il fatto che latitudini diverse hanno una durata del giorno diversa e longitudini diverse hanno il giorno in un momento diverso, diciamo, nella contemporaneità del tempo. Non si può. Conosco molto bene Electricity Map, diciamo che sì. Certo. E anche Electricity Map in realtà ci permette di vedere quanto poi l'energia viaggi anche sulla longitudine, esatto. Perché se noi vediamo alla fine stiamo importando energia tipo da non dico alla Russia, ma dall'Ucraina sì, perché se seguiamo le freccine arriviamo all'Italia. Certo. Banalmente, anche se è difficile decarbonizzare solo a rinnovabili o quasi solo a rinnovabili una singola nazione, è molto più sostenibile però decarbonizzare una porzione continentale di territorio, diciamo. Certo. Perché se da me è notte, da un'altra parte è giorno, se da me, insomma, la rete esatto. integrata è molto più flessibile. Questa è una soluzione molto valida. Però politicamente capisco che è un'altra Oltre a politicamente, che non è, secondo me non è l'obiezione più, diciamo, più sensata da fare a questa cosa, perché i problemi politici si risolvono e i continenti sono grandi. Pensa all'America. L'America non ha problemi politici, l'America è vastissima. In effetti questo modello qua che proponete, questa soluzione qua, è molto più implementabile in America che non per dire in Europa, che è più piccola. Il problema è che la trasmissione di energia costa tanto, anche quella. Quindi il costo del sistema aumenta comunque, capito? Perché proprio fisicamente i tralicci, eccetera, aumentare il costo ti ricade lì. E ti assicuro che non è un costo che puoi ignorare. Perché i tedeschi stanno avendo moltissimi problemi, come dicevamo l'altra volta, a trasportare l'energia economica prodotta con eolico capacity factor molto alto nel nord, nel Mar del Nord, fino alle industrie che sono molto più a sud. E stanno avendo un sacco di problemi perché questo costa molto, e un altro fattore di cui non ho parlato, che io ritengo molto importante, sono molto preoccupato per questa cosa, è l'atteggiamento NIMBY della popolazione, che si rifiutano,
si rifiutano come di avere paleoliche, come di avere centrali nucleari, come di avere campi solari, anche e soprattutto, non ha idea di quanto, di avere energie, linee di trasmissione nel loro giardino o vicino a casa loro. No, per carità, mi rendo conto di questa problematica, però di fatto comunque le linee di trasmissione intercontinentali esistono, cioè magari non sono rafforzate bene, però dico comunque non per è che sia una cosa che non esiste. Scusami, per intercontinentali, no certo, no. Scusa, intracontinentali. Ah, intra, esatto. Sì, sì, hai voglia, la grid europea è integratissima, certo. Però hai quel problema lì. Una bella grid, quella europea è una bellissima. Quella europea è una bella grid, tenendo conto che siamo tutti stati separati, non siamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno tre grid, ERCOT, che sono quelli in Texas, poi a est e a ovest. Loro hanno quel problema lì, non sono ben integrati. Noi non ce l'abbiamo. Quindi è una attenuante a un problema, ed è un'attenuante molto valida, aggiungo io. È un'ottima soluzione distribuire geograficamente le fonti intermittenti. Ha dei costi. Si possono diminuire? Sì. Da domanda a cui non ho risposta io. Quanto? Questo quanto è funzione di quanto vuoi decarbonizzare, caratteristiche geografiche, tendenze nimby delle popolazioni, eccetera. Però sì, una super grid è una soluzione fattibile, potenzialmente fattibile. Sì, sì. Io vorrei chiedere in realtà se ci sono altre domande, perché forse mi sa che ad una certa dovremmo chiudere. Sì, che... sì, sì, sì. Immagino che tu avevi anche altre slide. Una slide velocissima che è la seguente, è la decarbonizzazione dell'Ontario, o meglio, il phase out del carbone che ha eseguito l'Ontario, che è l'unico esempio estremamente recente, inizio anni 2000, di una nazione avanzata che ha fatto un phase out massiccio dal carbone, che è quello che dobbiamo fare nei paesi in via di sviluppo. Il loro modello non è implementabile, però non è implementabile nei paesi in via di sviluppo per una serie di ragioni che non discuterò qua. Però essenzialmente volevo farvi vedere questa grid loro che hanno ottenuto, che è stata ottenuta aumentando considerevolmente la percentuale di nucleare dal 2003 al 2012 in combinazione con un aumento considerevole di una percentuale di fonti rinnovabili intermittenti da 0 a 7% e da 42 al 60%, diminuendo un po' il gas, mantenendolo, ma soprattutto azzerando il carbone che era un quarto della loro grid. Ok? Questo era un esempio estremamente virtuoso, secondo me, di una combinazione di fonte low carbon, firm, che è il nucleare, fonte low carbon intermittente, che sono le rinnovabili, che hanno avuto come fine di cancellare completamente un quarto della produzione elettrica da carbone, quel quarto che avevano di produzione elettrica dal carbone. In combinazione anche con efficientamento energetico, razionamento del consumo in fasce orarie più adatte a essere gestite dalle fonti intermittenti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le tecnologie, ok? Basta, adesso non voglio andare oltre, avevo qualche slide in più, ma... Meglio, preferisco prendere qualche domanda e dopo lasciarvi andare, che so sì. Che ho fatto tardissimo. Tanto io ricordo anche alle persone qui presenti che le domande possono anche essere retroattive, nel senso che poi questa la registrazione la manderemo anche la daremo in giro, quindi anche le persone che seguiranno poi, se hanno delle domande, noi le raccogliamo e poi le giriamo. Così da... ci sono domande specifiche su quanto detto ancora? Considerazioni, riflessioni, dubbi, perplessità. Io personalmente ne avrei mille, ma chiaramente qua si apre in realtà un mondo gigantesco. Devi salutare Rizzo, Bartone. Lo so, ho fatto tardi ragazzi, perdonatemi, ma mi sono un po' fatto prendere la mano. Se non ci sono domande, vorrei mostrarvi solo questa in due secondi, che sono i diversi, questa è un'altra presentazione di Jenkins, sono diversi scenari di decarbonizzazione degli Stati Uniti. E io vorrei, a me preme personalmente, intanto far vedere la scala di quello che stiamo facendo, quello che vogliamo fare, ok?
Okay? L'aumento di produzione elettrica da fonti low carbon è enorme. Innanzitutto perché aumenta un sacco la domanda, ma per quel problema della sovragenerazione, ok? È uno sforzo enorme che stiamo facendo in tutti i diversi scenari. Ma quello che vorrei evidenziare io è la seguente cosa. In tutti gli scenari, e questo secondo me è un fatto che non è evidenziato abbastanza bene nel dibattito pubblico che stiamo avendo rispetto a questa cosa. In tutti gli scenari, tranne uno, ma anche in questo, la fonte nucleare, quindi il nucleare esistente, viene mantenuto. Cioè le centrali che abbiamo adesso non vengono chiuse fino al 2050, perché sono indispensabili per decarbonizzare tutto il resto. Ok? E si sta discutendo molto in questi tempi, questi ultimi 2 anni, di fare il phase out nucleare in molti paesi che avverrebbe solo per motivi politici, tipo in Belgio, dove si sta proponendo in questi giorni di fare il phase out delle loro poche centrali nucleari e sostituirle col gas. In tutti gli scenari, anche dell'IPCC, di decarbonizzazione totale, net zero 2050, viene mantenuto almeno il nucleare esistente. Almeno. Tranne in uno, che è quello di 100% rinnovabili, che è il seguente, e in un altro, che è, ad esempio, nei modelli di Jenkins, è quello in cui l'aumento delle fonti rinnovabili è limitato da un fattore esterno. E questo mi preme tantissimo, perché questa tendenza NIMBY che stiamo vedendo in questi anni, secondo me, impedirà in futuro, quando raggiungeremo delle percentuali importanti di rinnovabili, di penetrazioni rinnovabili, per le caratteristiche intrinseche delle rinnovabili intermittenti, che sono la densità energetica bassa, quindi ampi spazi occupati, e soprattutto anche la questione delle fonti, delle trasmissioni di energia, la trasmissione elettrica, io ho paura che arriveremo a un certo punto in cui ci sarà una posizione politica pesante, importante, e non riusciremo a installare tanta capacità quanta vorremmo, e ci ritroveremo a un punto in cui essenzialmente non avremo le tecnologie per implementare qualsiasi altro modello, capito? Perché magari abbiamo investito tutte le nostre fiche su un modello che non riusciremo a completare. Okay. E in questo scenario qua, che è quello della crescita rinnovabile limitata da fattore esterno, comunque crescono tantissimo rispetto adesso, tantissimo, sono comunque regine della grid elettrica. Tecnologie come il carbon capture and storage e il nucleare, che potrebbero essere lasciate indietro nelle decisioni che prendiamo adesso, potrebbero diventare fondamentali, ok? E sicuramente per quel che riguarda il mantenimento del nucleare, ma un'eventuale espansione da fare nel 2040, nel 2035, dovrà essere sostenuta da una tecnologia che verrà sviluppata oggi. Se noi decidiamo di non sviluppare quella tecnologia, non avremo la possibilità eventualmente in futuro di implementarla. Okay? Questa è una considerazione personale, ok? Non c'entra niente Jenkins non dice questa cosa. Però, ecco, diciamo, questa multidimensionalità del problema dobbiamo considerarla tutta, secondo me, nella sua complessità. Ecco, niente, basta. Se ci sono domande... Io una velocissima. Abbiamo visto i diversi paesi come si comportano. L'Italia, in questo caso, cioè, per esempio, ci sono studi, questo qua che abbiamo visto è sugli Stati Uniti, ci sono studi, sì, diciamo, relativi all'Italia simili, e comunque poi nel confronto tra i paesi, no? Ognuno, a seconda delle caratteristiche geografiche, ha modi diversi di fare questo percorso. L'Italia come si piazza, diciamo? Allora, io ti dico, se studi sull'Italia, non lo so, di questo tipo, sicuramente... Infatti, quanto bene non lo so, ci sono i programmi politici, ma quelli non sono basati su modelli tecnici come questo.
secondo me ha poco senso modellizzare l'Italia, ha molto più senso modellizzare l'Europa, perché come diceva Bartolomeo prima, ti si aprono potenzialità molto più vaste se aumenti la geografia. Quindi io penso che questi studi qua siano effettuati sull'Europa intera, che ha un senso, perché non ha senso fermarsi all'Italia come geografia. Il problema dell'Italia è che ha una combinazione orribile di geografia poco adatta a implementazione di rinnovabili, secondo me, o meglio fino a un certo punto, se consideriamo anche le caratteristiche limbi della popolazione. E quindi io penso che decarbonizzare l'Italia potrebbe essere una sfida davvero, non dico impossibile, perché impossibile non è niente, però estremamente difficile. Per questi due fattori, secondo me. Detto questo, io mi concentrerei su un modello, cioè su situazione Europa, più che la situazione Italia, perché è più intelligente fare così. C'è poco da fare. Gli Stati Uniti hanno questo vantaggio enorme, che sono enormi, e dovremmo sfruttarlo anche noi. Quindi all'interno di un modello, all'interno del sistema europeo, tu vedresti l'Italia come, diciamo, un paese che riceve energia più che darla agli altri. Lo siamo già adesso, quindi, sì, okay. Quindi anche, però anche in futuro... a meno che non si sviluppi tantissimo l'eolico offshore, che cambia davvero le carte in tavola, perché ci si aprono una serie di possibilità a nord e anche da noi, sì, la vedo dura, sono sincero. Siamo anche adesso completamente dipendenti dall'estero, energeticamente parlando, come tutta l'Europa in realtà. Tutta l'Europa. Gas, soprattutto, se non sbaglio. Gas russo, sì. È un problema politico importante, tranne la Francia, chiaramente ha scelto di andare in quella direzione. E... tant'è vero che il supporto nucleare nei paesi dell'est, pensate all'Ucraina, perché sono molto pro rispetto al nucleare, perché loro sentono molto di più rispetto alla Germania o a noi la dipendenza energetica dalla Russia. L'Ucraina è il paese che ha avuto Chernobyl, ok? Quindi ci sono fattori anche politici da tenere in considerazione, anche molto importanti. Per quanto riguarda l'Europa sono importantissimi. Vedete la questione Nord Stream 2, no? Questione Nord Stream 2 è a sfondo più politico che energetico, tutte le sue considerazioni che abbiamo fatto. Boh, se non ci sono ulteriori domande, chi è che stava parlando? No, ho chiesto io, se c'è qualcun altro. Mi sa che adesso forse qualcuno andrà a dormire, credo, a breve. Però se ci sono poi altre domande, le facciamo anche poi per iscritto, magari. Comunque, quello che dicevo all'inizio, di prendere questi modelli con grano salis, vale anche per quello che abbiamo mostrato io, per questo modello questi modelli che vi ho mostrato io. Quello che ho detto all'inizio vale anche per questo. Jenkins ha fatto un modello con le sue considerazioni, le sue ipotesi, e è valido fino a un certo punto, tenendo conto che è un modello su un computer e non tiene conto di tutti quei fattori anche umani e politici di cui possiamo discutere noi, ma non sono facilmente rappresentabili in numeri. E chiaramente non si può biasimare qualcuno se non lo fa, se non implementa queste dimensioni del problema. Però anche questi modelli sono uno strumento da integrare a tutti gli altri strumenti che abbiamo per affrontare il problema. Okay? Non sono la verità rivelata. Hai fatto bene a fare quest'ultima precisazione, Lorenzo. Perché certo. Ha senso. Cioè non è che noi, ovviamente, noi non abbiamo mai la risposta alle cose. La scienza è fatta così, è fatta anche di dibattito, no? Quindi ho fatto bene a fare quest'ultima considerazione. Il dibattito su queste cose in particolare è feroce. Eh sì, è feroce.
Proprio perché bene, sono esperimenti. Vabbè, dai, lascio. Anzi, metto in pausa la registrazione, se no. Va bene. Ah, io mi stavo girando per la casa col PC. A posto. Allora, buona serata a tutti. Grazie Lorenzo e grazie a voi.